pantaloncini! Con quelli gialli ci posso decorare la camera, con quelli rossi il giardino. Quale comprereste? I palloncini! No, non abbiamo sbagliato montando il pezzo due volte, è che sto facendo un secondo esempio. I palloncini! Con quelli gialli ci posso decorare la camera, con quelli rossi il giardino. Impariamo a modulare la nostra voce a seconda di ciò che vogliamo comunicare. Wow! Quindi vuoi dire che possiamo portare l'attenzione di chi ci ascolta esattamente dove vogliamo? Sì, esattamente. Quindi vuoi dire che posso portare l'attenzione delle persone di qui, di là, fargli fare il giro, fargli fare le capriole e poi tornare da me? Ma sì, sì, è proprio così. Wow! E come si fa? Basta appoggiare la voce sulle parole giuste. E come? In realtà la facciamo già tutti quando parliamo, solo che non ne siamo consci. Avete presente l'accento tonico delle parole? Quando spostando l'accento possiamo addirittura spostare il significato della parola? Per esempio, capitano o capitano? Ecco, la stessa cosa si può fare in una frase. Wow! Quindi vuoi dire che basta aumentare l'intensità della nostra voce sulla parola che riteniamo più efficace per raggiungere il nostro obiettivo? Sì, esattamente. E magari per essere ancora più efficaci basta mettere una micro pausa prima della parola o della frase a cui volete dare maggiore importanza. Questo è veramente importante da imparare se siete degli insegnanti, dei venditori, dei motivatori, anche degli artisti, dei comunicatori, insomma, se avete un qualsiasi lavoro dove la comunicazione è necessaria. Esercizio. Prendete un testo che può essere tratto da un romanzo o da una lezione o una presentazione che dovete sostenere e circondate con la penna le parole e i concetti per voi maggiormente importanti e fate prima di questa parola una barretta per ricordarvi di fare anche quella micro pausa di cui abbiamo parlato. Dopodiché prendete la penna e circondatene altre parole, altri concetti e vedete se riuscite a spostare l'attenzione. Beh, per migliorare, se vuoi, potresti venire a uno dei miei stage di comunicazione. Basta che mi scrivi. Sicuro che ci vengo!